in realtà, come lei ben sa, c'è una transizione che porta il corso ad essere, anziché gestito direttamente da FBK, gestito dalla diocesi. Quindi da parte nostra c'è la stessa attenzione che avevamo in precedenza, c'è lo stesso tipo di investimento. Noi pensiamo che, essendo cambiati un po' le condizioni al contorno, una volta c'era necessità di molti docenti di religione, e quindi aveva senso che ci fosse un'istituzione come noi che se ne occupasse. Adesso il mercato è un po' più ridotto, e noi riteniamo quindi che questa trasformazione sia estremamente positiva. Noi naturalmente diamo il nostro apporto, lo diamo anche in termini di ricerca. C'era anche un tema, se vuole, un po' burocratico, no? Che per poter sostenere questo ci vogliono un certo numero di docenti incardinati, e noi come fondazione di ricerca e finanziamento non possiamo avere docenti, quindi è stato quasi una necessità imposta dalle regole per fare questa transizione. Poi c'erano delle condizioni al contorno, per cui con la diocesi credo che abbiamo trovato una buona soluzione per dare continuità a questo, che fa parte della storia di questo territorio, che noi riteniamo che sia molto importante, ma che nello stesso tempo aveva delle condizioni che sono un po' cambiate rispetto al passato.